Ciao da Elio Le Lenze Tese. Oggi mi trovo con un mio amico Gualtiero, che è il pescatore per antonomasia, diciamo, di Loano, il quale ci mostrerà un nuovo tipo di pesca che si chiama pesca col monel. Okay. Ciao a tutti, oggi io e il mio amico Elio dalle Lenze Tese vi spieghiamo una nuova tecnica di pesca, che è la pesca col monel. Che cos'è il monel? Il monel è un filo particolare di acciaio, è una lega molto pesante, più pesante del piombo, essendo molto fine ha la facoltà di scendere sul fondo senza avere aggiuntivi di altri piombi. Dobbiamo tenere presente che questa lenza scende ogni 100 metri, circa 10 metri, per cui si può pescare su fondali di 20, 30, 40 metri. Per fare questa pesca bisogna saper fare alcuni nodi che non sono nodi, si chiamano windon. Questo filo di acciaio deve essere congiunto a un dacron particolare infilandolo senza nodi. Ora vi faccio vedere come si fa. Bisogna avere degli attrezzi particolari che Stonfo li vende. Si prende la misura di questi attrezzi molto particolari, si infila il nostro acciaio, però dobbiamo poi dopo fissarlo, per cui prima si infila un termorestringente, dopodiché infiliamo questo cavo di acciaio dentro questo attrezzo particolare, infilando in questa maniera, è come una calza, con un po' di pazienza, bisogna infilarlo per una trentina, quarantina di centimetri. L'importante è che il dacron sia della misura giusta per ogni tipo di monel. Si fa uscire l'attrezzo, si fa scorrere il dacron sull'acciaio, si elimina l'attrezzo, si tira dentro. Praticamente tirando il dacron si stringe e non viene più via. Dopodiché si infila il termorestringente e si infila dentro questo dacron particolare, che praticamente è vuoto dentro. C'è un altro attrezzo dello Stonfo che si mette del filo, si fa girare e fa un nodo praticamente tra il dacron e l'acciaio. Col termorestringente questo si restringe e il filo praticamente rimane bloccato, che non si muove più. Questo è quello che vediamo all'inizio della canna. Dopodiché qua in fondo bisogna fare un'asola che chiaramente passi attraverso gli anelli della canna. Per fare questo non si fanno nodi, ma si usa sempre un attrezzo particolare. È un attrezzo di questo genere, si infila dentro sempre nel nostro dacron, si fa scorrere, si fa uscire, si riprende questo, questo si chiude automaticamente. Una volta uscito, ora io l'ho fatto, si allarga come si vuole, io adesso ne ho messo poco, bisogna farne di più, ma già così penso, vedete, già con questo poco già l'occhiello tiene e senza nodi abbiamo fatto. Qui si taglia e si mette un goccio di colla. Questo per sicurezza bisognerebbe farlo rientrare un'altra volta, farlo passare due volte per maggior sicurezza. Questo è quello che bisogna fare per iniziare. A questa asola bisogna far partire un terminale di nylon lungo 20-25 metri, di un filo abbastanza grosso,
parliamo di un 80 libre. Questo perché? Perché il Monel è un filo rigidissimo. Questa pesca si fa generalmente con mulinelli elettrici abbastanza grossi, perché devono contenere filo di acciaio da 50-60 libre. Si può fare anche con i mulinelli manuali, ma chiaramente la fatica è veramente una cosa esagerata. Essendo il filo molto rigido, bisogna chiaramente dargli un po' di elasticità con questo nylon da 80 libre, così che il pesce ha questa elasticità da non poterlo perdere. Ora vado a spiegarvi cosa bisogna fare alla fine della lenza e farvi vedere la canna. Ora vi mostro la canna. La canna è una canna particolare da traina, dalle 50 alle 80 libre, con un anello particolare. Questo anello gira per far sì che il Monel non possa fare delle vire, perché è molto delicato sotto questo aspetto. Tutto con carrucole, perché sennò il Monel sega gli anelli. Questo è un mulinello Command X7, giapponese, però sul mercato ci sono tante altre marche, tanti altri mulinelli, chiaramente elettrico collegato alla barca. Il finale che vi avevo detto, la lenza da 80 libre, finisce con un moschettone, diciamo un moschettone sempre sulle 80-100 libre, sul quale moschettone collegheremo dei rapala di varie misure, cominciamo dal 14 cm, 12 cm fino a 18, sempre affondanti. Si potrebbero agganciarne addirittura due, uno affondante e uno galleggiante. Ora vi faccio vedere la montatura del rapala. Questo è un rapala normale, è un X-Rap affondante collegato col nodo rapala, dopodiché c'è 1,5 m, 1,80 m di floor carbon del 60-65, anche questo montato con un moschettone da 80 libre, il quale moschettone andrà collegato all'altro moschettone, così che noi abbiamo la possibilità di cambiare velocemente il tipo di esca. Ora siamo pronti per andare a pescare. Come vi spiegavo prima, ora vi illustro come calare il Monel, che non è una cosa semplice, bisogna stare attenti. Ora lo caliamo alla velocità di 4 nodi e mezzo, poi la velocità deve scendere 3 nodi e mezzo, 3 nodi e 6, 3 nodi e 7. L'importante del Monel quando si cala è farlo scendere adagio adagio, tenendo sempre il dito. Gualtiero, qua di strike non ne vediamo, secondo te perché? Probabilmente non c'è predatori, ci sono mangianze, ma sono mangianze unite, pesciotti piccoli, e i predatori non ci sono, perché se ci fossero i predatori la tentazione è grande con la nostra esca. Allora, prima mi dicevi che è abbastanza costoso come tipo di pesca, per praticare questo tipo di pesca, perché? Perché un mulinello di questa foggia costa intorno ai 1.000 euro, poi magari sul mercato se ne trovano anche di fabbricazione italiana a minor costo. La canna sono sempre 200-250 euro, un buon Monel
600 metri costa dai 300-400 euro, più ci sono rapala, fluor carbon, per cui è una pesca abbastanza costosa. Questa pesca si può fare anche con un gozzetto, basta che ci sia una presa 12 volt, è chiaro che fatta con questa barca è un po' più costosa. Ok, speriamo in bene. Per quanto riguarda la pesca, non è che sia andata, diciamo, a buon fine, però lo scopo era un altro. Era quello di farvi vedere, di mostrarvi come si pesca col Monel. Ovviamente l'artista ce l'ho a fianco a me, che è il signor Gualtiero, il quale chiuderà, diciamo, questo piccolo documentario. Io saluto tutti, buona visione. Questa pesca chiaramente è una pesca autunnale e invernale, abbiamo tentato, non ci siamo riusciti, mare morto, poca mangianza, però lo scopo penso di averlo ottenuto, di avervi fatto vedere come questa nuova tecnica di pesca che è la pesca col Monel. Ciao a tutti. Ciao da Elio Lenzetese.